stato una vacanza tranquilla di rilassamento, adesso si torna a lavorare e a fare il meglio. Sei sempre al centro delle voci di mercato, ma dici la tua volontà è quella di rimanere a Terni e magari riscattare lo scorso campionato che tu stesso hai detto è stato un po' a fasi alterne l'anno scorso. L'anno scorso è stato, come dici tu, un anno complicato, però spero di fare il mio meglio quest'anno e io la mia volontà è giocare. Dopo non si sa, però la mia volontà è giocare. Quest'anno c'è Panucci, un tecnico che ha iniziato l'anno scorso, però molto conosciuto per la sua carriera da calciatore. Cosa ti aspetti da questo nuovo allenatore? Veramente, sinceramente io non lo conosco, spero di conoscerlo e penso che l'ho visto un paio di volte l'anno scorso, penso che li farà bene la Ternana. Sì, no, parte di ex Livorno, non so quanto il mister sicuramente è rimasto legato alla città, tanto riguarda volentieri la parente, non a parte quello. Sono contento perché comunque è una persona che ho conosciuto negli ultimi sei mesi della mia esperienza a Livorno. So che viene qua con tanto entusiasmo, è un ragazzo comunque giovane, un allenatore giovane che comunque sicuramente porterà tanto entusiasmo e tanta voglia di rivincere, perché l'anno scorso il suo Livorno con lui ha fatto secondo me degli ottimi risultati, è stato un andato bene, cioè, due volte lasciamo perdere, se non si parla di cose, però lui i risultati effettivamente aveva ottenuto, ma a parte quello, lui la pagina arriva in una piazza importante, io sono contento perché sicuramente porterà, ti ripeto, tanto entusiasmo, tanta professionalità, che sono un po' quello che lo caratterizza. Vediamo, aspettiamo di partire, c'è grande entusiasmo, voglia di far bene e quindi ci prepareremo per questo. Questa è una piazza che si incendia, si infiamma con grande facilità, quindi serve naturalmente anche da parte vostra un contributo massimo. Come c'è sempre stato del resto, quindi i tifosi sono importanti per noi e ci danno una spinta in più, perché comunque è una tifoseria molto calda che c'è stata comunque vicino anche nei momenti difficili della passata stagione, quindi cercheremo di far tornare grande entusiasmo in città e cercare di portare più gente allo stadio.